Di Sicilia Cadin. Eccoci stasera per la notte di Halloween al Logaro Zain di Selinunte. I want a billionaire with a big, big, big yacht. Dell'evento, dici un po' tu le novità di quest'anno. Allora, intanto noi già ci conosciamo, abbiamo fatto un evento quest'estate, abbiamo riproposto, diciamo, avendo questa occasione di Halloween, che è una delle ultime feste, diciamo, le nuove arrivate, abbiamo cercato di fare una serata un po' sempre in stile Halloween, però al di fuori della zucchera, diciamo. Visto che un po' tutti usano questo tema, noi abbiamo sfruttato Twilight, ci siamo appropriati anche un po' del loro manifesto originale per fare una serata un po' più a tema, in stile vampiresco, anche perché, vista la location, non possiamo, ci dobbiamo distinguere per forza. Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart in style and class. Ciao Giuseppe. Hey, ciao. Con questa serata inizia la nuova stagione invernale, giusto? Più che giusto, hai visto che fulmine che ci sono là fuori? visti, che ci dici di questa serata? Allora, io ti dico una cosa, io non sono molto amante delle feste Yankee importate, però sono uno che vuol creare movimento e quindi nel movimento ci voglio una economia verticalizzante. E quindi se questa festa importata può servire a mettere insieme la gente che si vuol divertire, nonostante i fulmini e i tuoni, allora ben venga questa festa, ben vengono le altre feste e festeggiamo. Bene, ci divertiremo tutti. Sicuramente.
chiami? Giulia. Bene, sei venuta a passare la serata di Halloween qui, giusto? Sì, sì, sono venuta qui a passare la serata di Halloween. Sappiamo che avete realizzato questo arredamento così fantastico stasera. Sì, cioè l'ha realizzato mio padre, che è proprietario dell'azienda GMC. Cos'è la GMC? La GMC è un'azienda che ha dato inizio appunto mio padre e Mario Gucciardo, che all'età di 19 anni ha deciso di rischiare. E in questo modo quindi ha dato inizio a questa azienda che negli anni ha continuato a raffinarsi. E partendo quindi da un foglio bianco e assecondando ma allo stesso tempo migliorando le idee dell'acquirente, scriveva, disegnava, dava forma e colore a queste ultime idee utilizzando la creatività. Sono ormai 30 anni che la GMC continua a condividere nuovi progetti, nuove idee, creando degli spazi capaci di trasmettere quel calore, quell'accoglienza che tutti noi cerchiamo. E tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione, l'aiuto, la fiducia, la stima di Antonio Calamaro. Musica dello staff. Io sono Gino. Cosa ci prepari stasera? L'anno zero, il cocktail che ho inventato qui all'Agora Zen di Selinunte per l'evento. Ho fatto a base di creme di banana, è molto dolce, con lo sweet and sour e un tocco di granatina e rende il colore, diciamo, molto da Halloween. Ce lo prepari così lo assaggiamo? E adesso ne ho fatto uno, adesso ne faccio un altro. Pronti ragazzi? Anzi, magari lo faccio fare a te, ti va? Lo facciamo insieme. Lo facciamo insieme, ci proviamo ragazzi. Prendiamo un bicchiere di questo. Adesso tu prendi questa bottiglia qua, sei destra o sinistra? Destra. Ok, cambiamo. Prendi questa bottiglia. No, da qui la devi prendere, da qui. Ok. Ok, vai, versa, versa dentro, ti dico io basta. E basta, che li ubriachiamo troppo. Ok, adesso questa qua la metto io perché... A me. Cosa mettiamo? Lo sweet and sour. Vai. Stop! Mio Dio! Adesso prendiamo lo shaker, glielo piazziamo sopra. Vai, picchia. Shakerò io. Sì, giusto. Sì, sì. Un po' di questo, un goccio goccio. Ok, basta, il nostro basta. Anno zero è pronto. Bene, l'abbiamo preparato insieme. Contenta? Sì, molto. Vai, assaggia. Ok, molto buono. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao. DJ della serata di Halloween, che musica suonerai questa sera? Eh beh, adesso siamo un po' sulla deep house, poi cerchiamo di spostarlo un po' più sulla house e poi alla fine un po' di commerciale che non guasta mai. Bene, cosa ti racconti? Da quanto tempo fai la DJ? Beh, diciamo che io ho una passione per la musica, diciamo, da quando sono nata, quindi ho sempre seguito la musica, ho sempre avuto a che fare con la musica, dal canto alla scuola di danza, al teatro, quindi diciamo che ho sempre girovagato in questo mondo. Faccio però la DJ da quasi 2 anni. Bene, complimenti. Grazie. Ti lasciamo al tuo lavoro. Ciao. Ciao.
questa serata? Facciamo un giro. Questa serata è cominciata bene, con una bella musica che sta attirando molte persone. Cosa pensi? Questo locale è qua a Selinunte, che sta dando molta vita a questo paese, dando molta vitalità, quindi penso che questo locale fa molto bene per questo. Invece, cosa pensi del locale? Bellissimo locale, complimenti. Vi state divertendo? Sì, tantissimo. Ciao, cosa pensi del locale? No, molto bello. Vi state divertendo? Sì, sì, abbastanza, anche per la musica. Vai. Salve! Cosa pensa della serata? La serata come tema o come la serata la conoscete? No, come tema. Come tema diciamo che è molto nuovo in Italia, non ci siamo ancora abituati, però ogni occasione è buona per stare fuori. Nient'altro, non la vedo come un tema particolare. E del locale invece? Locale bellissimo, lo frequento, quindi penso che sia uno degli locali più nuovi e più alternativi della zona. Cosa pensa del locale della serata? No, non capisco niente. Dici cosa pensi del locale e della serata, del tema? Bellissimo, il locale è bellissimo. E anche perché loro vengono da un posto che è il Lago di Garda e hanno detto che è molto competitivo, comunque molto alla moda, molto... No, va bene, va bene. Va benissimo. Ci sono un coraggio. Vedi, anche se non sono con mio marito, sono con il cugino. La sera tutto è permesso. La sera delle streghe. La notte di Halloween. Quindi tutto è permesso. Dobbiamo ancora succhiare il sangue. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Mi chiamo Vita Di Stefano e faccio la truccatrice. Da quanto tempo? Da pochi mesi in realtà, perché ho frequentato una scuola a Palermo e ho finito a giugno, quindi è da giugno che ufficialmente faccio questo lavoro. Come procede la serata? Quante persone hai truccato? Bene, bene, sono venute un bel po' di persone a farsi truccare con dei trucchi strani, un po' di effetti speciali, un po' di sangue finto, ci sta sempre ad Halloween. Sì. Vi saluta dall'Agora e vi dà appuntamento alla prossima. Buongiorno.